Buongiorno a tutti, ben trovati per questo appuntamento che è sia un appuntamento di celebrazione ma anche di formazione, di ringraziamento al Signore per i suoi doni. Allora oggi celebriamo questo anniversario importante, il 70° della Catechesi del Buon Pastore a Roma e quindi ringraziamo innanzitutto il Signore per questo dono che ci ha fatto, questo dono che ha fatto tutta la Chiesa, che in vario modo ha incontrato le esperienze di tanti che sono qui. Allora ringraziamo innanzitutto per questo momento e ringraziamo l'accoglienza dell'Università Salesiana, dove spesso, tra l'altro, come ufficio catechistico abbiamo occasione di venire approfittando dell'accoglienza degli spazi. Abbiamo qui Don Ubaldo dell'Istituto di Catechetica dell'Università Salesiana, che come sapete è una delle principali istituzioni che formano alla catechesi e formano tra l'altro studenti di tutto il mondo alla catechesi. Ringraziamo la Francesca, che chiaramente è stata promotrice insieme alle altre di questo incontro, il Vescovo Don Daniele, al quale adesso do la parola. Don Daniele Salera è il Vescovo ausiliare del settore nord ed è il Vescovo delegato per l'area della formazione cristiana e quindi della catechesi. Allora, il programma di questa mattina prevede anzitutto una introduzione di Don Daniele, un intervento di Francesca Cucchini, l'ascolto di alcune testimonianze, poi io dirò qualche cosa anche sulla catechesi del Buon Pastore rispetto alla catechesi in generale della Chiesa. Bene, allora diamo inizio ai lavori di questa mattina, do subito la parola a Monsignor Salera. Grazie Don Andrea, grazie a tutti voi che avete accolto il nostro invito. Era un invito che abbiamo pensato da tempo insieme all'allora cardinale vicario Don Angelo De Donatis, e che ringraziamo per questa intuizione, per questo desiderio, e a cui facciamo anche i nostri migliori auguri per questo nuovo incarico che lo aspetta come penitenziere. Il tutto nasce anche dall'esigenza di fermarci un po' a meditare, riflettere e anche, come ricordava Don Andrea, ringraziare il Signore per questo dono che la Chiesa ha ricevuto della Catechesi del Buon Pastore attraverso le intuizioni di Sofia Cavalletti, che celebra in quest'anno ben 70 anni dalla sua diffusione, dalla sua nascita. E così ci siamo detti di non far passare questa data, questo anniversario, senza farne un dono per la diocesi, in particolar modo per la comunità dei catechisti della nostra diocesi. E infatti qui sono riuniti anche catechisti e catechiste che non percorrono esplicitamente o non hanno percorso esplicitamente nelle loro comunità parrocchiali l'esperienza della catechesi del Buon Pastore, ma che sono interessati a conoscerne il metodo, le intuizioni, la ricchezza, e questo è anche il motivo per cui abbiamo voluto promuovere come ufficio catechistico diocesano questo evento. Allora, io vorrei soffermarmi nel mio intervento nel cogliere alcuni aspetti che nella Catechesi del Buon Pastore e nel pensiero di Sofia Cavalletti mi sembrano molto utili per in qualche modo scardinare dei preconcetti relativi alla Catechesi. Alcuni di essi relativi al bambino ed altri ancora invece che si riferiscono al ruolo, al compito del catechista, della catechista. Lo faccio con delicatezza, insomma, senza nessuno spirito rivoluzionario, ma con l'idea di cogliere un percorso che attraverso la catechesi del Buon Pastore e le parole di Sofia Cavalletti ci aiuta un po' a capire qual è veramente lo stato delle cose e qual è la realtà
umana, spirituale dei bambini a cui ci rivolgiamo nel promuovere e nel proporre la catechesi del Buon Pastore. Allora, anzitutto il primo stereotipo che possiamo in qualche modo rivedere è che il bambino abbia bisogno di tutto, come se nel bambino non ci fosse il bisogno di Dio. E in questo modo l'adulto si trova nella necessità di indurlo, uso volutamente un termine forte, di indurre il bisogno di Dio. Capite che questa prospettiva nella mentalità comune è abbastanza diffusa, soprattutto fra noi adulti. Io adulto ho fatto un'esperienza di Dio, vivo il mio percorso di fede e voglio promuoverlo, voglio portarlo, voglio donarlo a te che sei, diciamo così, nelle prime fasi della tua vita e che vivi il tempo dell'infanzia. Questo stereotipo è in qualche modo scardinato dalla catechesi del Buon Pastore, perché Sofia Cavalletti individua e definisce la presenza di una certa connaturalità nel bambino rispetto alla fede e all'incontro con il Signore. Ed è molto interessante soffermarsi su questo termine che lei stessa utilizza, la connaturalità. Capite che definire così questa realtà già presente nel piccolo significa descrivere la sussistenza di un rapporto, di un legame, di un contatto. E parliamo di connaturalità e già in questo modo noi comprendiamo come allora all'adulto non è richiesto di dare qualcosa di nuovo, di portare qualcosa che non esiste, di offrire o condividere qualcosa che l'adulto ha e il bambino non ha, non possiede. Bensì il catechista, come Sofia stessa lo definisce, sarà utile in quanto servo inutile. Cioè, in quanto facilitatore, attivatore, conduttore di questo legame di connaturalità che già c'è e che deve soltanto promuovere, difendere e custodire. Da qui comprendiamo come un'altra grande intuizione è quella del rivolgersi nella catechesi, e qui si scardina un altro stereotipo, a bambini che siano più piccoli rispetto a quelli a cui normalmente ci rivolgiamo. Nella maggior parte delle nostre comunità, infatti, la catechesi esplicitamente coinvolgente i bambini li accoglie intorno ai 7-8 anni, periodo in cui diciamo la moralità nei bambini stessi comincia ad essere abbastanza definita, con il rischio che questo approccio, l'approccio moralistico, possa dunque prendere un po' il sopravvento rispetto ad altri terreni su cui far germogliare la relazione. E così, anticipando la proposta della catechesi
alla prima infanzia, è possibile aiutare, sostenere e accompagnare questo incontro con naturale senza dover passare per quelle linee relazionali che la morale propone e rivolge ad ogni essere umano, ma piuttosto puntando appunto sulla sussistenza del rapporto, quindi puntando su qualcosa che è precedente la moralità. Se il bambino ha bisogno di Dio e accogliendolo nella prima infanzia in questo percorso di catechesi, questo bisogno può essere nutrito, allora comprendiamo subito come se si parla di bisogno e se si parla di connaturalità, qui arriviamo al terzo punto che vogliamo un po' scardinare, non posso condurre per mano il bambino su strade inutili. Riconoscere il bisogno che il bambino ha di Dio e la connaturalità con Dio significa riconoscere anche che nel bambino ci sono delle domande importanti. E qui mi viene in mente anche il percorso portato avanti da Don Andrea Donardo insieme a Padre Maurizio, no? Le domande grandi dei bambini, questi testi che Don Andrea ha scritto e ha offerto anche a tutti noi. È proprio vero, i bambini hanno delle domande grandi e questo significa che io non posso portarli su terreni in cui queste domande grandi non ricevono delle possibili risposte, o meglio non possono essere ascoltate, meglio così. Ecco che nell'incontro fra il bambino e il buon pastore si trova la possibilità di nutrire il bisogno che il bambino ha di trovare risposte alle domande grandi, alle domande importanti. E qui arriviamo ad un quarto passaggio che ritengo sia importante anche condividere con voi nel riflettere sulla specificità e anche sulla grande intuizione della catechesi del buon pastore. Nel sentire e nel pensare comune, e questo è anche molto un approccio culturale che noi abbiamo, normalmente noi adulti siamo molto preoccupati di preparare i nostri incontri, di strutturare le nostre catechesi. Mi rendo conto che forse non è il vostro caso, perché se siete qui evidentemente non è così, però ciò che mi capita anche di sperimentare in un orizzonte più vasto è la necessità di fare una proposta che sia avvincente, sia sul versante dei contenuti, sia sul versante anche della relazione. Ovvero, normalmente l'adulto si chiede come posso far passare questo contenuto ai bambini, come posso attirare la loro attenzione e, in ultimo, non lo nascondo, come posso farli star zitti e buoni. Ecco, nel profilo che vorrei proporre, se è vero che è bene riconoscere il bisogno che il bambino ha, dare spazio alla connaturalità fra il bambino e il Signore e ascoltare quelle domande grandi che il bambino ha, è anche molto vero che come adulto è bene che mi assesti su una verità di fondo
che Sofia stessa promuove, ovvero che Dio è semplice. Quindi se la mia percezione, la mia visione di adulto mi porta non solo a darmi tante responsabilità, a concentrarmi molto sul mio ruolo, a pensare a cosa possa essere importante proporre e promuovere e a come fare per attirare l'attenzione del bambino, nonché il suo silenzio e nonché la relazione col bambino stesso, la catechesi del buon pastore ricorda a noi adulti, e volutamente mi soffermo sulla nostra percezione, che Dio è semplice. Allora, se Dio è semplice, è Dio stesso che darà risposte grandi alle domande grandi dei bambini. In qualche modo le ha già date, pensiamo appunto alle parabole, alla parabola del buon pastore, alla parabola del tesoro nascosto, della perla preziosa, del chicco di grano. Pensiamo alle massime eterne, le ha già date, e io posso aiutare il bambino a trovarle, a riconoscere come risposte importanti, come risposte che cercava. Dio è semplice e io posso dunque aiutare ed essere d'aiuto a questo incontro, a questo appuntamento, a questa scoperta, proprio se non perdo di vista l'essenziale. E mi piace proprio soffermarmi su questo aspetto. C'è una relazione diretta fra il non perdere di vista l'essenziale e il non darmi troppa importanza come adulto. In qualche modo questo richiede a noi di comprendere come per noi stessi sia molto utile avere uno sguardo contemplativo sul percorso che con i piccoli stiamo vivendo. Cioè, se il catechista stesso non contempla, non adora e non riconosce la grandezza di Dio, la bontà di Dio e l'essenzialità di Dio, è evidente che possa tendere a mettersi davanti a Dio stesso, anziché ad indicarlo come Giovanni Battista fa con il Messia. Sì, c'è un legame molto forte fra riconoscere il bisogno che il bambino ha del buon pastore, arrivare a nutrire questo bisogno con i passaggi essenziali della relazione e dell'identità di Dio, e comprendere e capire in ultima analisi che in fondo noi non siamo così importanti. E qui forse come dire, dico qualcosa che sarebbe più giusto far dire a Francesca, è per questo motivo che bisogna formarsi, perché altrimenti se non ci formiamo noi applichiamo, diciamo così, il metodo comune, o viviamo e sperimentiamo l'esperienza secondo la mentalità comune, che prevede che appunto noi siamo fondamentali in questo itinerario. Cosa che appunto scopriamo non essere. Io vengo sostanzialmente dal mondo dello scautismo, cioè la mia esperienza di fede è stata nutrita attraverso questo percorso e questa metodologia che prevede e che mette in qualche modo al primo posto la cosiddetta esperienza,
Cioè, lo scautismo fa catechesi in alcuni gruppi della nostra diocesi, addirittura ai capi scout è permesso di vivere il servizio dell'iniziazione cristiana con i bambini e con i ragazzi che partecipano all'attività, secondo questi tre passaggi: esperienza, simbolo, concetto. È tutto un percorso antico che proviene anche un po' dall'Università Gregoriana. Ricordo padre Karl Huber, con il quale si è un po' costruito questo itinerario in Italia, e devo dire che mi confronto spesso con questo percorso e anche nella relazione con i capi adulti si vuole spesso sottolineare questa importanza dell'esperienza da far fare ai bambini e ai ragazzi, perché a partire da quell'esperienza si possa poi nutrire il percorso di fede. E devo dirvi che da assistente, ovvero da sacerdote ed ora da vescovo che accompagna il percorso di fede all'interno dello scautismo e della GESCI, annoto questa caratteristica comune: ciò che più attiva la fede nei bambini e nei ragazzi che vivono l'esperienza dello scautismo è il creato. Cioè, quando mi soffermo con loro nel cercare di recepire un po', no? Da loro stessi con quali modalità hanno imparato a credere e hanno scoperto Dio, tutti mettono sempre al primo posto la relazione con la bellezza della creazione. Questo lo trovo molto interessante perché la creazione, il creato, l'immensità, la bellezza del creato e la dimensione comunitaria al secondo posto sono i due, potremmo dire, loci teologici che nello scautismo colpiscono e tratteggiano molto il percorso di fede dei ragazzi e delle ragazze. Sofia Cavalletti preferisce all'idea di esperienza, l'idea di esigenza. E questo mi colpisce anche come educatore, capo scout e assistente nello scautismo, perché mi sembra che quando all'interno di questo percorso di catechesi si sottolinea troppo il ruolo dell'esperienza in sé, allora di conseguenza si torna per vie secondarie a far prevalere l'importanza di un capo che faccia fare esperienza in sé, di un adulto che faccia fare esperienza in sé. Se è vero appunto che invece bambini e ragazzi raccontano di aver incontrato il Signore nel contatto con il creato, nella relazione, nella contemplazione con il creato, allora forse è vero che anche in un altro metodo di catechesi e di educazione alla fede è vero che può essere presente e prevalente partire dall'esigenza più che dall'esperienza, cioè partire dal bisogno. Vedete, anche qui, se tengo presente questa realtà, se tengo presente questa evidenza, ovvero se comincio a parlare e a riconoscere che c'è un'esigenza prima della necessità di fare un'esperienza, in qualche modo anche io mi rimetto nelle condizioni di non prevalere nell'attivare questa relazione, nell'aiutarla. Pensare all'esigenza
è riconoscere la sussistenza di un bisogno e, come dicevo all'inizio, della connaturalità della relazione. Soffermarmi troppo sull'esperienza da far fare, invece, come ponevo appunto trasversalmente, quindi indirettamente, riporta, diciamo così, un po' troppo in primo piano il ruolo dell'adulto. Perché ponevo questo tema e parlavo di questa esperienza anche personale? Perché penso che ci siano degli aspetti, delle intuizioni della catechesi del buon pastore, e questo poi certamente sarà un po' affrontato da Don Andrea nel suo intervento. Diversi elementi della catechesi del buon pastore, diverse intuizioni della catechesi del buon pastore, in effetti fanno molto bene anche ad altri metodi, ad altre vie attraverso cui si nutre il percorso di fede e la relazione con il Signore, con il buon pastore, con il maestro interiore. E dunque per questo motivo pensiamo sia stato anche importante fermarci qui oggi e ritrovarci qui oggi, esattamente perché, anche se il nostro itinerario non è stato segnato direttamente da questo tipo di esperienza, è molto bene però coglierne le intuizioni e farle nostre come se fossero dei segreti condivisi. Ecco. Allora, veramente ringraziamo il Signore perché ci ha fatto questo dono, perché ha donato alla nostra Chiesa questo carisma, e chiediamo veramente che questo anniversario sia l'occasione anche per tutti noi per riscoprirne la bellezza, il valore e, come dicevo, i segreti. Possiamo farli nostri, possano essi poi guidare anche il nostro cammino e il nostro servizio di catechisti ed educatori. Grazie. Grazie Daniele. Adesso diamo la parola a Francesca Cucchini e continuiamo a entrare in questa celebrazione, andando un po' anche non solo sulla memoria, che è fondamentale e importantissima, ma anche proprio sul senso, sul metodo in sé.